C'erano molti bambini insanguinati e la maggior parte di loro piangeva ed urlava. Abbiamo dovuto tirare fuori le schegge dalle loro braccia e un paio dal volto di una ragazza. La tragedia di Manchester ha anche i suoi eroi. Steven è un senzatetto di 35 anni che la notte della strage stava dormendo in terra insieme ad un amico su un marciapiede vicino all'arena. Una ragazza aveva un taglio su un fianco qui, così il mio amico le ha tenuto le gambe su. Dopo sono arrivati l'ambulanza e i vigili del fuoco ad assisterla. Le abbiamo tenuto sulle gambe perché abbiamo pensato che stesse morendo dissanguata. Dopo l'esplosione i due non hanno avuto dubbi e si sono precipitati ad aiutare i feriti. Andava fatto, devi aiutare. Se non l'avessi fatto non sarei stato in pace con me stesso. Insieme a Steven c'era Chris, clochard anche lui, inglese, di 33 anni, che lunedì sera era all'ingresso dell'arena a chiedere l'elemosina. La sua storia l'ha raccontata al Mirror. Ho aiutato una donna rimasta a terra che nell'esplosione aveva perso le gambe. Mi è morta tra le braccia, ha detto, prima di riuscire a dire il suo nome. Per lui è stata fatta una colletta che in poche ore ha raccolto circa 2000 sterline. Tra gli eroi di quella sera c'è anche Paola, che ha aiutato 50 bambini rimasti soli dopo l'attentato. Li ha messi al sicuro all'interno di un albergo e tramite i social network ha parlato ai genitori diffondendo aggiornamenti ed informazioni. E poi AJ Singh, un tassista di origine indiana che nelle fasi concitate dei soccorsi ha messo a disposizione il suo taxi per trasportare i feriti in ospedale. E i feriti ricoverati negli ospedali sono ancora decine, altrettanti i dispersi, mentre vengono diffusi ora dopo ora i nomi e i volti delle vittime. Tra loro ora compaiono anche dei genitori che lunedì erano all'arena per accompagnare i figli ad una serata spensierata. La maggior parte delle vittime però era adolescente. La più piccola di questa tragedia è Sophie Rose. Aveva solo 8 anni.